È attualmente disponibile per l'ordine un libro interamente dedicato ad Attack on Titan dove, senza fare spoiler, si cerca di stupire in ugual modo chi segue o ha già seguito l'opera trasmettendole delle informazioni inedite, di riuscire a invogliare chi eventualmente ancora quest'opera non la conosce, se non magari di nome, a recuperarla in seguito alla lettura di questo saggio, e perché no, di riuscire a rivalorizzare la percezione negativa che buona fetta di fruitori attualmente vive. Insomma, un libro a tutto tondo che vuole spiegare tra le varie come mai a livello storico dei manga e degli anime Attack on Titan segni la fine di un'era e l'inizio di un'era nuova. Ovviamente ci saranno dichiarazioni dell'autore, approfondimenti inediti, il contributo del maestro italiano ad Attack on Titan e varie altre chicchette. Per qualsiasi altra informazione, per leggere un'anteprima o semplicemente per acquistarlo, link in descrizione. Cari compagni di avventura, il video di oggi nasce interamente da una pura illazione, proprio di quelle dure e pure, per capirsi, e che verte sul fatto che Zoro in realtà non sia un Roronoa, ma che sia quindi sì, certo, imparentato con Ishimotsuki, cosa che ormai è abbastanza, penso, chiara e confermata, ma che Roronoa sia in realtà un modo di nascondere il vero cognome e che in realtà sia un Kurozumi di nascita. Perché questa cosa? Adesso ne parliamo in video. L'idea l'ha proposta un utente molto tempo fa, in realtà solo che poi la vita come sempre è il vero nemico, quindi ho procrastinato a realizzare questa registrazione, insomma a parlarne con voi, però per l'appunto è stato Ostap a proporlo nello spazio commenti sotto un vecchio video, se non erro quello sull'SBS del volume 101, che parlavano proprio dei legami familiari di Zoro. In realtà quindi insomma è nata una conversazione tra me e lui nello spazio commenti dove ne abbiamo parlato approfonditamente, ho deciso di poi espandere un pochettino il discorso e vedere cosa eventualmente ne pensavate anche voi. Ora, dato per assodato che è improbabile questa cosa, sarebbe secondo me un risvolto estremamente interessante. Come ben sappiamo, Oda tendenzialmente vuoi per un discorso di pattern narrativi, vuoi semplicemente perché è più interessante dal punto di vista di approfondimento dei personaggi, non crea mai una fazione o una famiglia prettamente negativa, malvagia, perché il messaggio che Oda vuole veicolare, e lo fa spesso in realtà, è che a volte sì, il male è congenito, cioè nasci, no, con il seme del male, Doflamingo questo ce lo dimostra, però poi può essere anche una scelta, può essere il sistema che ti ha portato ad essere malvagio, non si è sempre solo malvagi perché sì, sono molto pochi i personaggi che sono malvagi nati malvagi che si sviluppano a livello di malvagità indipendentemente dalle vicende che li hanno circondati, pensiamo a Noddy Jones o pensiamo a Doflamingo, dove Doflamingo e Corazon hanno avuto la stessa vita, stessa famiglia, stesso trascorso, ma hanno avuto poi percorsi di vita e strade molto differenti che hanno preso proprio una divergenza incredibilmente interessante a livello proprio di introspezione poi di due fratelli. Ecco, tendenzialmente Oda fa questa cosa, cioè può esserci un personaggio estremamente malvagio, nato malvagio, ma non un'intera famiglia, non un'intera stirpe. La malvagità non è congenita, non è che deriva per l'appunto da un lignaggio negativo o maledetto. Quindi avere una famiglia Kurozumi, dove tutti i membri di questa famiglia sono malvagi, stona, è molto lontano dalle corde di Oda, ma molto molto lontano. Tra l'altro c'è un aspetto molto interessante che ho avuto modo di approfondire poi per i cavolacci miei, che è l'origine del nome Kurozumi. Kurozumi vuol dire carbone nero, e da sempre il carbone, soprattutto proprio quello nero, fuligginoso, è un elemento che può rappresentare sia la positività che la negatività, perché il carbone è elemento energetico, cioè ha sempre dato e donato energia all'umanità, ma allo stesso tempo è anche l'elemento che più ha inquinato e ha portato ai gravi problemi di inquinamento del pianeta, se ci pensiamo. Quindi il carbone nero vive un po' questa dicotomia di bene e male coesistente, non è sempre distruttivo, a volte è costruttivo, però c'ha questa dualità sempre intrinsa e intrinseca, no, nel suo essere. E secondo me Oda non ha scelto a caso il nome Kurozumi per il clan Kurozumi, perché tra l'altro è l'unico clan di Wano Kuni, di 5 clan che sappiamo esistessero a Wano Kuni, che non presenta il termine luna nel proprio nome, quindi li ha proprio estromessi da quella linea, da quel pattern, per dare espressamente il nome di carbone nero. E secondo me è per questa simbologia alla base del carbone nero, anche perché poi tra l'altro tutta Wano Kuni inizialmente nella fase di introduzione
vuole farti capire a livello di rapporto autore-lettore come l'inquinamento e l'espansione economica, quindi con il commercio all'estero in una chiave di lettura che voleva riportare il discorso del Sakoku, del Giappone feudale, eccetera, eccetera, come la crescita economica, l'espansione, l'apertura delle frontiere, eccetera, eccetera, abbia portato poi a un inquinamento, a un problema di alimentazione, problema con la flora e la fauna, tutto quello che desertificazione, tutto ciò che abbiamo visto nell'arco introduttivo di Wano Kuni. Quindi anche lì è interessante il fatto che sia stato un Kurozumi, un carbone nero, a causare problemi di inquinamento a Wano Kuni in questi ultimi 20 anni dopo la morte di Oden. Quindi è particolare questo gioco etimologico del clan ed è interessante ed è un po' un peccato che Oda non stia giocando completamente con questo valore etimologico, no? Quindi ecco che, come anche il buon Foxy della Zattera di Teach dice da mesi e mesi, non so quante volte ne abbiamo parlato in live, sarebbe più che interessante e anche giustificato una redenzione del clan Kurozumi, che almeno uno dei vari membri di questa famiglia risulti un personaggio propositivo. Ma dato che dati alla mano attualmente, in teoria, Kanjuro dovrebbe essere deceduto. Orochi si immagina tirerà le cuoia entro la fine dell'arco narrativo di Onigashima, non rimangono più Kurozumi che possano vivere questo passaggio di redenzione. E sarebbe quindi a quel punto molto interessante, soprattutto attraverso l'ipotesi fatta dal buon Ostap nello spazio commenti, che Zoro incarnasse questo elemento propositivo di Kurozumi, anche perché tra l'altro attualmente se non ci fosse una redenzione di Kurozumi ci sarebbe, secondo me, un grave problema narrativo. Tutta la bellezza e la poetica del flashback di Oden, secondo me, viene catalizzata nel momento in cui lui, durante quei 5 anni in cui aveva l'accordo con Orochi, balla per la capitale. Questa cosa Oden non la fa semplicemente per proteggere il proprio popolo, la fa anche perché voleva arrivare a un compromesso con il clan Kurozumi, perché lui sapeva che la nascita del suo padre, quindi tutte le vicende del nonno che poi aveva dato alla luce Sukiyaki, cioè il padre di Oden, avevano portato alle vicende e alla persecuzione di Kurozumi. Quindi un po' Oden si sentiva il peso sulle spalle di questa responsabilità delle persecuzioni del clan Kurozumi, sapendo che era ingiusto che il clan Kurozumi in tutti quegli anni venisse perseguitato. È chiaro che la persecuzione non dipendeva da lui. Però suo padre, Sukiyaki, non ha fatto mai niente per impedire la persecuzione dei Kurozumi, che hanno vissuto con questo odio per 2 generazioni intere. Perché se ripensiamo che era il nonno di Oden aver fatto determinate cose, capite bene che sono 2 generazioni successive e il problema ancora è presente. E quindi tutto ciò che Oden compie attraverso quel ballo non è solo un atto di amore e protezione per il proprio popolo. Non è solo per la speranza che dopo 5 anni Kaido e Orochi se ne vadano, è anche per andare a appianare il problema e cercare di trovare una riappacificazione tra il clan Kozuki e il clan Kurozumi. Riappacificazione e redenzione poi di entrambi, che non può avvenire se non c'è un Kurozumi redento o che arrivi a una sorta di alleanza con Momonosuke in qualche modo, un modo per capirsi, no? Per appunto una redenzione, ecco. Tutta la poetica della scena del ballo di Oden, tutta la potenza espressiva di quella narrazione verrebbe meno, verrebbe sminuita, snaturata, svilita anche, perché no, se non ci fosse una redenzione di clan Kurozumi. Quindi ecco che l'ipotesi di uno Zoro che in realtà è un Kurozumi, ma che per evitare le persecuzioni la famiglia poi era scappata, eccetera, eccetera, ha cambiato nome da Kurozumi a Roronoa, potrebbe essere già più interessante. È chiaro che non abbiamo grossi elementi narrativi alle mano per poterlo dire. Però semplicemente è un risvolto di trama che io apprezzerei particolarmente. Non è nuovo il fatto che ci siano proprio nella ciurma protagonista dei personaggi che noi chiamiamo in un modo, ma in realtà è un nome inventato fittizio che il personaggio stesso ha assunto per riuscire a evitare le persecuzioni. Pensate a Franky, che non si chiama Franky, Franky in realtà si chiama Cattiflam, nome che però ha nascosto e assunto l'identità di Franky per evitare che il governo mondiale lo perseguisse per le vicende di Tom. Quindi questo giochino Oda l'ha già fatto. E dato che le vicende di Franky sono molto in là negli anni, sono molto molto vecchie a livello proprio di pubblicazione,
Ormai probabilmente nella mente del lettore il personaggio di Frankie non ha l'identità di Cathy Flam, ma è per l'appunto Frankie, quindi che si scoprisse questo di Zorro sarebbe per assurdo un nuovo plot twist, quasi inedito, no? Avrebbe quella sensazione di novità. Secondo me potrebbe funzionare. Non sono convintissimo che Oda lo farà, mi dispiacerebbe in generale che non ci fosse una redenzione del Gran Kurozumi, soprattutto per tutta la filosofia e la simbologia che il nome Kurozumi porta con sé, però tant'è. Io a questo punto mi rimetto a voi, come sempre, nello spazio commenti, quindi fatemi sapere in generale cosa ne pensate del fattore redenzione del clan, se per voi può essere che l'autore voglia proprio scrivere un'intera famiglia maledetta, quindi con il seme del male, con la maledizione del sangue, con quel discorso lì, o se invece pensate che ci sarà comunque una redenzione in qualche modo, magari con un Kurozumi che salterà fuori più avanti, chi lo sa. Tutto è possibile a questo punto della narrazione, e soprattutto considerando il modo in cui Oda sta raccontando gli eventi, cioè con una teatralità estremamente elevata e sopra righe. Quindi fate i bravi, mangiate le verdure, sbizzaritevi nello spazio commenti, mi raccomando, sempre cortesi, non insultate le persone che non la pensano come voi, e basta, noi ci vediamo o alla prossima live o al prossimo appuntamento settimanale. Bella a tutti!